the starting of the week, at Summit Talks you'll hear them speak. It's only Monday. Tomorrow never comes until it's too late. E ciao a tutti sbielatori, benvenuti in questo nuovo video. Oggi su YouTube vi mostro il mio nuovo mezzo a 6 ruote. Forse questo sarà anche il titolo del video. Per quelli che mi seguono su Instagram, l'ho già mostrato qualche giorno fa, perciò vi invito tutti ad andare a seguirmi su Instagram in modo tale che rimanete sempre aggiornati su prossimi video, spoiler e futuri mezzi in arrivo. Come potete vedere, ho di fronte il mio nuovo Dodge Ram, un Dodge Ram speciale perché in Italia non ce ne sono, e vi spiego anche subito il perché. Questo Dodge Ram ha bensì 6 ruote, ovvero ha l'asse posteriore gemellato. Ho fatto diverse ricerche e ce ne sono soltanto 4 in Italia, e il mio è l'unico che monta un motore benzina, gli altri 3 sono soltanto diesel. Il mezzo in questione monta un bellissimo V8 Magnum che io vi mostrerei subito perché merita davvero tanto. Pronti? Ed eccolo qua. Eccoci qua davanti a questo magnifico V8 americano con davvero tantissimi cavalli, ma neanche troppi perché sono circa 300, ma non sta qua la vera potenza di questo motore, che in realtà è capace di trainare davvero delle case. Mi metto magari una piccola immagine: in America la usano per trainare rimorchi che noi in Italia vediamo trainati dai camion. Mi scuso innanzitutto se lo vedete attualmente tutto sporco, lercio o comunque ammaccato, però l'ho appena comprato davvero da poco tempo e ci sono davvero tanti lavori da fare. E se volete vedere un video in cui lo modifico, o meglio tanti video, perché avrei anche intenzione di fare una piccola serie delle modifiche che voglio apportare su questo mezzo, fatemelo sapere nei commenti. Come potete vedere, il mezzo è enorme nel vero senso della parola, perché abbiamo 6,40 m di lunghezza per 2,40 m. E qua mi chiederete: come cavolo fai a guidare una macchina del genere velo sulle nostre strade? Ce la faccio, ma con davvero tanta fatica, nel senso che parcheggi zero. Se devo andare in città non saprei dove mettere la macchina, però tutto sommato nelle zone dove giro io riesco a cavarmela. Nonostante davvero l'imponenza di questo mezzo, come puoi vedere il posteriore è enorme, e tutta la gente che mi vede mi dice: cosa fai con un camion del genere? In effetti hanno ragione. Come potete vedere ancora queste bellissime ruote gemellate che hanno dimensione 235/85 con cerchi da 16 pollici. Alle ruote abbiamo dei bellissimi copricerchi che stanno veramente bene con la linea di questa macchina, perché è plastica questa. Sono da cambiare, quindi ci sono davvero tanti progetti, rimanete sempre sintonizzati voi. Qua in Italia questa macchina, questo mezzo è considerata una vera bestia a tutti gli effetti, sia per le dimensioni sia per il motore che monta, ma in America è utilizzato quotidianamente come mezzo da lavoro, come furgoncino da lavoro. Noi pensiamo in Italia ai nostri Duplo, ai nostri furgoncini come la Fiat, in America c'è Dodge, c'è Ford e ci sono altri tanti modelli. Mezzo da lavoro perché appunto è dotato di un bellissimo cassone lungo 3 metri e largo circa 2. Altra chicca che fa ridere, qua in Italia fa ridere, nel senso che non la penseremo mai per quanto riguarda... Sto morendo qui. Altra chicca che non penseremo mai sia montata su un pick up è che al centro di questo cassone abbiamo una vera e propria ralla utilizzata per trainare i rimorchi, come vi ho già detto in precedenza. Mentre qui sotto abbiamo tutta la predisposizione per trainare i rimorchi. Qui l'innesto per agganciare il vero e proprio gancio di traino, quello con la cupolotta. Qua uno spinotto per l'alimentazione delle luci del rimorchio, mentre questa è tutta la parte, diciamo, americana, quella originale della macchina. Tutti accessori come questo e questo e questo che andrò a eliminare e a sostituire con, diciamo, luci posteriore come barre a LED per illuminare quando faccio la retro. Altra cosa che volevo mostrarvi, bisogna un attimo abbassarsi per vedere, è questo maestoso differenziale che ha davvero le dimensioni di un camion. Qua capite subito benissimo il vero utilizzo di questo pick up: trainare. E ora vi mostrerò gli interni, che a parer mio sono molto molto belli, privi di tecnologia ma pieni di quello stile americano di una volta. Vi apro la porta, che si apre in questo modo, davvero molto carino. Interni in pelle di color chiaro e come una vera e propria macchina americana di una volta, moquette dappertutto.
tante chicche, è davvero piena questa macchina. Qua è un baule a tutti i sensi. Dopodiché abbiamo davvero tante tasche a disposizione, comunque cassetti per mettere di tutto e di più. Salendo a bordo abbiamo un cruscotto veramente basic con tutto l'essenziale, però conta giri, conta chilometri, tutto in miglia. Abbiamo comunque il voltaggio della batteria, la temperatura dell'olio, dell'acqua e la benzina naturalmente. Cosa che mi piace veramente tanto è il selettore del cambio automatico, perché stiamo parlando di una macchina col cambio automatico che è posto al volante. Dopodiché abbiamo una radio proprio normale, semplicissima, con addirittura il lettore delle cassette. Un'altra chicca di questa macchina che è omologata per 6 persone. Il poggio gomiti qua è facilmente rialzabile e diventa un sesto posto. Dietro certo non si sta comodissimi, però ha il suo stile, ha il suo fascino. Direi di non perderci in altre chiacchiere e sentiamo subito il rombo di questo motore. Questa è la chiave, semplicissima. Apro, chiudo e il panic. Altra cosa che volevo dirvi molto importante è che questa macchina è 4x4, non permanente, però è 4x4. Trazioni che si può settare tramite questa maniglia, che ha 4 livelli, 4x4 con differenziale bloccato, neutro, 2H, quindi posteriore, e 4x4 senza differenziale bloccato. E ora passiamo all'accensione di questo magnifico V8. Detto ciò ragazzi, è arrivato il momento del test drive, dovete accontentarvi di poco, ovvero di un piccolo giretto qua in zona industriale, ma non si può fare altro per via del decreto. E ora andiamo, salite a bordo. Ed eccoci qua a bordo, piccola premessa, non aspettatevi chissà quale prestazione, perché appunto siamo a bordo di un camion, quindi di velocità non le facciamo, velocità massima non la raggiungiamo, perché è molto lenta, è molto pesante, ma una cosa è bella, una cosa è certa, sentirete davvero tanto tanto baccano. Anche il cambio, adesso lo noterete, è molto fluido, non dà colpi proprio per niente, sembra quasi che sia una monomarcia, invece lei continua a cambiare le marce, ma in maniera molto molto tranquilla. Questo perché? Per facilitare il rimorchio con quel traino che si deve effettuare. In questo modo, quando si deve tirare un rimorchio anche pesante, il cambio o comunque il motore non dà degli strappi, non dà dei colpi che non sono sempre belli quando si deve trainare qualcosa di pesante. Per il resto la macchina è veramente comoda, sembra di essere sdraiati su una poltrona, sti sedili sono davvero incredibili e devo dire è una macchina progettata appunto per le strade americane, la sua imponenza qua in Italia è troppa. Guardate, adesso cerco di stare nella carreggiata, ma la occupo veramente tutta. La macchina appunto su strade grosse da utilizzare, anche a fare viaggi lunghi in autostrada, è comodissima, è una bomba. Adesso abbasso appena appena il finestrino per sentire la potenza. Mamma mia, di cosa stiamo parlando? Come potete vedere, le persone si spostano addirittura anche se sono sul marciapiede, perché stanno pensando, ma cosa sta arrivando? Essendoci anche lo scarico io inclinato, comunque messo lateralmente, rimbomba tutto nelle case. Descrive già tutto, tutte le mie emozioni nella mia faccia, proprio le descrive tutte. Lo ripeto qua, è una macchina veramente difficile da usare sulle nostre strade per via delle dimensioni, per il passo che ha, sono 6,40 m ragazzi, è come girare con un pulmino, con un furgoncino. Adesso ve la mostro, ma anche con una ripresa esterna. Io faccio un piccolo esempio, parcheggio qua, vado a fare le mie cose, quando rientro, invece che star lì a perdere tempo, a fare le manovre e tutto, posso fare questa cosa. Bene, finisce qua il test drive e ora scendiamo e facciamo le conclusioni. Ed eccoci qua ragazzi, siamo giunti alla fine di questo video. Spero vi sia piaciuto, spero soprattutto vi sia piaciuta la vecchia bestia qua, la vecchia carriola. E vi ringrazio soprattutto per il supporto che mi date, dato che stiamo crescendo.
tantissimo su Instagram, ma tantissimo su YouTube, e stiamo diventando una vera e propria famiglia. Dato che mi piace sentire la vostra, fatemi sapere nei commenti che video potrei portarvi in questo periodo buio, dato che la mia regione sta diventando in zona rossa. Fatemi sapere, appunto, per quanto riguarda la serie di cui vi parlavo prima, se vi interessa, vi piacerebbe vederla sul canale. Mi stavo dimenticando di dirvi una cosa, o meglio rispondere a una vostra domanda che mi state facendo in tantissimi su Instagram quando ho postato la foto del nuovo mezzo, ovvero: questo mezzo sostituirà l'MG? No, tranquilli ragazzi, l'MG rimarrà sempre con me, adesso è in garage al caldino. Devo fare qualche lavoretto di manutenzione, o meglio sostituire dischi e pastiglie, però dopo torna operativa, torna con noi. In conclusione, come al solito, vi chiedo: lasciate tantissimi like, commentate il video, condividete con tutti il video, perché dovete far sapere che il Belo ha comprato un nuovo mezzo. Mi raccomando ragazzi, aiutatemi, iscrivetevi al canale e andate a seguirmi tutti su Instagram, link in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, sbialatori.